Buongiorno, o meglio, per me è buon pomeriggio, ma dico buongiorno, anche se io caricando la sera alle 7, alle 8 dovrei dire buonasera, però va bene. Scusate se sentiremo in sottofondo, ma ho la finestra aperta, quindi sentirete un qualsiasi tipo di rumore tra uccellini e cavoli vari. Allora, comincio questo video oggi venerdì perché voglio fare un weekend vlog, sperando di riuscirlo a editare per lunedì, perché come sapete io lunedì e mercoledì, non so per quale motivo, carico dopo le 9. Il venerdì è più o meno il giorno in cui riesco a editare in tempo e editarlo per le 8. A volte capita il lunedì, cioè dipende. Quindi faccio questo weekend vlog. Poi stavo riflettendo che domenica io dovrei cambiare lenzuola, quindi dovrei rifare un altro video di pulizie. E adesso mi sta venendo il dubbio se fare un vlog domenicale e poi con le pulizie e caricarlo prossima settimana, a meno che non faccio questo video di venerdì e sabato e lo carico domenica e poi faccio un vlog domenicale e lo carico lunedì, perché come sapete, come avete visto dal video di venerdì, avete sentito che mi era piaci molto piaciuto il fatto di poter registrare e caricare il giorno dopo. Quindi adesso vediamo un po', vediamo quanto riesco a registrare oggi e quanto riesco a registrare sabato. Se è una cosa che un video dura 5-10 minuti, solamente ci metto anche domenica. Se viene abbastanza lungo, lo divido in due: vlog domenicale e questo qua. Ma vediamo come si evolve. Tanto, a parte questa clip di oggi e la spesa di domani, credo che non farò più nient'altro, però va benissimo così. Ieri nel video che avevi visto venerdì, ero andata a comprare le toppe e che avrei e ho detto che l'avrei fatta nel pomeriggio. Ma dato che poi nel pomeriggio dalle 2 alle 4 non mi andava di registrare, di editare, di montare le toppe, non le ho praticamente montate. Perché non mi andava, perché avevo sonno, come vi ho detto sempre in quel video di venerdì, avevo un sonno micidiale e essendo ancora oggi, per me è venerdì, ho ancora sonno. Ho un sonno arretrato che mi prende tutta questa fascia qui, che è di mal di testa, e poi mal di testa non è. Poi nella fascia d'orario, sempre dalle 2 alle 4, mia sorella mi aveva chiamato dicendo che sarebbe andata lei con il compagno a prendere mio nipote e che sarebbero ritornati a casa, che dato che voleva andare dall'altro nonno, dall'altro nonno, no, da mio padre. Però dopo alle 4, 4 e 10, mia sorella mi chiama: guarda, la portiamo da voi perché vuole venire da voi. Infatti è stata qui da noi, infatti me lo immaginavo che sarebbe andata a finire così. Non mi andavo comunque di attaccare queste toppe e non le ho attaccate. Quindi dopo c'ho avuto mia nipote, il cavoli vari, non ho praticamente concluso nulla ieri, come non ho concluso praticamente niente oggi, perché come sapete sempre dal video di venerdì, io oggi sono andata a fare le pulizie da un'amica, che ci risentiamo la prossima settimana per quando ci devo andare, anche se dubito fortemente che mi potrà richiamare. La settimana scorsa e questa settimana sono state 2 settimane di inferno, cioè di inferno nel senso che tra l'oro di sartoria e le pulizie sto un tantino, ne ho fin sopra le orecchie, perché con la sartoria sono tipo un mesetto buono che non ho un giorno in cui non mi metto a cucire. Quindi vorrei un attimino, una settimana, di non toccare la macchina da cucire. Però, dato che devo attaccare queste toppe, quindi molto probabilmente dovrò mettere le mani alla macchina da cucire. Però, essendo un pantalone di bambino, molto probabilmente non riesco a infilarlo dentro alla cosa e cucirlo a mano, la cosa che io odio di più al mondo. Però nelle necessità bisogna fare anche quello. Ok, io nel frattempo ho editato il video, lo sto esportando dal computer
dal programma di editing e nel frattempo spero di riuscire a caricarlo per le 8, anche se mia nipote male che vada ci riesco, si spera perché con mia nipote non c'è mai 5 minuti tanta pace per fare una cosa. Quindi stavo dicendo che vorrei un po' di riposo nel cervello per staccarmi un attimo dal lavoro, però non ci sto riuscendo. Ma vediamo, penso che sto fine settimana ci riesca. Comunque, ho deciso di andare a prendere le toppe direttamente lunedì perché, diciamo, la signora che me l'ha data non va di fretta, però comunque le devo sempre fare, quindi se vado sabato, vado lunedì, tanto di sabato e domenica non mi va di lavorare, quindi non le faccio, però molto probabilmente le potrei anche fare, non è quello il problema, però almeno sabato e domenica non sento pace, soprattutto perché non c'è mia nipote. Potrei starmi in santa pace e poi domenica dedicarmi alla pulizia di questa camera perché davvero ne ha bisogno. Basta. Era solo per dirvi queste piccole cose e fare l'introduzione al video che parte definitivamente domani. Dovremo andare a fare spesa e mia madre ha deciso di non portare mia nipote al parco giochi, anche se io preferisco perché dopo c'è sta un signore che vende roba di pedalini, bamboline e roba del genere. Già sabato scorso ha potuto comprare una bambolina. Non ce la vorrei portare, quindi molto probabilmente io, se fosse per me, la porterei al parco giochi e mi sacrificherei di stare al parco giochi. Però mo vediamo cosa dice mia sorella e mio nipote domani. Dovrei passare anche da una parente. E più mio nipote vorrebbe andare da un'altra parente che viene spesso qui, quella che prende il latte, non so se ve l'ho mai nominata, che lei ci gioca molto volentieri con questa signora. Vediamo un po'. Domani si vedrà e vedrò tutto domani. Sono arrivata a 8 minuti e non so di che cavolo ho parlato, quindi vi lascio il video di domani. Buongiorno e buon sabato. Ritiro quello che ho detto ieri, nel senso che la settimana è cominciata male, finisce male, ma non male, male cattivo, nel senso che vi ho raccontato che questa settimana sarei dovuta andare per ben 2 volte a Bracciano e non ci sono andata. Oggi dovevo uscire stamattina sabato con mia sorella a fare spesa e con bimba. Mia sorella se ne esce candidamente, mamma mi devi portare dall'oculista nel pomeriggio, quindi facciamo spesa nel pomeriggio, quindi Tiziana rimane. Allora, vi stavo dicendo stamattina, cioè un paio d'orette fa, che stavolta mia sorella non è uscita, diciamo quella che ci sono andata in mezzo sono stata io. Fortunatamente dovevo andare a comprare il pane, perché oggi viene, come o il sabato o la domenica a pranzo, viene un parente, un ragazzo di 20 anni che è parente a mia madre, che l'abbiamo scoperto circa un annetto e mezzo fa, e tutti quasi tutti i giorni lì, e o il sabato o la domenica va a prendere la porchetta e viene qui da noi a pranzo. Quindi, e ogni volta che viene a pranzo non abbiamo mai il pane, quindi siamo venuti a comprare il pane. E siamo andati anche a fare una chiacchierata e è il primo sabato che riesco a vedermi 10:30, quindi è già cominciato da mezz'ora, ma comunque non è che mi importa tanto, ma almeno sono sicura che se io torno a casa questo dovrebbe finire là per mezzogiorno, quindi questa oretta e mezza riesco a vedermelo. Il tempo che mia madre finisce col pane, perché gli ho chiesto che se mi comprava un cornetto di cornetti, il tempo che prende il pane, i cornetti, e andiamo a casa e mi metto a vedere Poirot. Inoltre devo attaccare queste famose toppe. Se mi va stamattina nel pomeriggio, se non viene mio nipote, lo faccio nel pomeriggio, anche se dubito che non viene, perché già detto che con nonni non ci vuole stare. Preferisce più venire qui da me, però vediamo cosa dice la madre, perché spero proprio che non viene. Dopo vi faccio sapere oggi pomeriggio se faccio le top o viene muta mia nipote.
Buongiorno e buona domenica. Allora, sto ancora decidendo se caricare due giorni con me o una domenica di pulizia in camera o fare tutto insieme. Devo ancora decidere, ovviamente vedrete tutto cosa avrò deciso. Inoltre sto facendo un what in a day in verticale perché lo vorrei caricare sia sotto forma di shorts qui su YouTube sia su TikTok e su Instagram, sul canale il canale privato, che poi è pubblico però io intendo privato, in cui pubblico un po' di tutto. Vediamo un po', devo solo recuperare la scatola del muesli, perché è quello della Conad, e volevo far vedere qual è, diciamo, che confezione era. Ovviamente sta sulla busta di fuori se mia madre non l'ha bruciata. Oggi giornata di pulizia almeno in camera. E vediamo un po' come si evolve questa giornata, perché poi chiari pomeriggio non ho fatto praticamente niente, a parte ho fatto i saccottini, la pizza e vabbè, però le toppe non le ho messe e le vorrei mettere oggi pomeriggio, sempre se mi prende la voglia. Vediamo un po', noi ci vediamo nel resto della giornata e vediamo un po' cosa succede. Inoltre mi sto vedendo A sei passi dal killer su canale 38, che sarebbe giallo, di Discovery. Ho cambiato le lenzuola, ma ho anche lavato a terra ed è per questo che vedete tutta questa roba qua sopra. Adesso devo rimettere a posto, sì, il letto si è un tantino spasciato, però vabbè, rimetto tutto a posto e io vi faccio vedere il risultato finale, perché non mi va proprio di mettermi a registrare e dopo a editare. Dun dun.
ho rimesso tutto in ordine, a parte quella lì è roba di mia nipote, la felpa non la devo mettere a lavare e vabbè. Diciamo questa devo mettere a posto, questa qua devo aggiustare, proprio il resto abbastanza è messa in ordine. Questa roba di mia nipote la devo mettere a posto, anche se la felpa la sto utilizzando ultimamente. Queste sono tre maglie che tengo qua perché qui da me la sera e la mattina un po' fa freschino, quindi le tengo a disposizione. Poi questi due maglioni qua li ho utilizzati una o due volte e per lo più me li chiede mia nipote per andare a casa, quindi tengo sempre a disposizione così, è per questo che li vedete abbastanza così. Insomma, più il resto è abbastanza ordinato. L'unica cosa che devo rimettere a posto, a parte tutta la scrivania e quello lì, sto facendo le cose più sbrigative. Allora, vi stavo dicendo che sto facendo un po' di cose sbrigative senza farvi vedere più di tanto perché francamente mettermi ad editare due video, quello domenicale e quello di 2 giorni con me, francamente non mi va. E poi, come vi ho detto settimana scorsa, vorrei più registrare e caricare, quindi faccio questi 3 giorni con me e poi per lunedì, poi martedì faccio un vlog, giovedì faccio un vlog o qualcosa di statico, vediamo cosa riesce a fare questa settimana. Perché ho poco lavoro, quindi potrei fare un po' più di contenuti, ma vediamo un po', perché tutto si evolve, perché c'è una signora in cui vado a fare le pulizie, ci sentiamo settimanalmente, quindi molto probabilmente come mi potrebbe chiamare oggi per lunedì, come mi può chiamare lunedì per martedì e così via. Quindi non so mai effettivamente che cosa fare per il canale quando sono così in sospeso. Se riesco faccio un vlog martedì e un vlog giovedì per caricarlo il giorno dopo. Per questo sto facendo le pulizie, sto facendo vedere le pulizie in modo molto, faccio vedere cosa sto facendo, vi dico che cosa ho fatto perché sto in questa situazione in sospeso in cui mi devo un pochino accelerare queste cose, quindi per questo mi sto sbrigando in modo da avere già un contenuto per lunedì e questo è via. Mi metto a riordinare scrivania e comò e metto ovviamente a posto i panni perché ho altri panni da mettere a posto a parte quelli che avete visto sopra il letto. Vediamo cosa esce di questa giornata.